Siamo in gita in Veneto. Vado ad aprire il nostro impianto elettrico. Siamo Carlo e Serena e dopo tanti viaggi in Africa e Asia, un trekking in Nepal ci ha cambiato la vita. Abbiamo deciso di lasciare i nostri lavori per realizzare un sogno, dall'Alaska all'Argentina in van. Abbiamo camperizzato un Fiat Ducato in Italia e spedito in Canada. Nell'agosto del 2019 è iniziato il nostro meraviglioso viaggio. Dopo 2 anni siamo arrivati a Panama e abbiamo deciso di prenderci una pausa, tornare in Italia e allestire un van più grande e confortevole che sarà la nostra nuova casa su ruote. Questo episodio conclude i lavori degli interni sul nostro van. Sembrava ieri quando lo abbiamo acquistato e nell'ultimo mese la trasformazione è stata incredibile. Gli interni sono ormai completati, ma è ora arrivato il momento di accendere gli interruttori. Vi presentiamo il cuore della nostra casa su ruote, l'impianto elettrico. Buongiorno ragazzi e benvenuti in un nuovo video, uno degli ultimi di questa camperizzazione perché ormai avete visto tutto, avete visto la cucina, il bagno, la microzona giorno da cui vi sto parlando, ma manca veramente il cuore del nostro van, ovvero l'impianto elettrico, che è tutto ciò che mette in moto la nostra casa, dà l'energia che ci serve, ci fa cucinare, permette al cibo di rinfrescarsi nel frigorifero, ci permette di avere il riscaldamento e l'aria condizionata, l'illuminazione, la pompa dell'acqua, tutto. Oggi vi racconterò come abbiamo creato questa centrale nucleare che ci sostiene durante la nostra vita in viaggio, che prodotti abbiamo utilizzato, ma purtroppo non vi diremo esattamente come l'abbiamo realizzato, perché secondo noi bisogna sempre appoggiarsi a qualcuno che se ne intende, anche perché ai fini dell'omologazione è richiesto un certificato di buona esecuzione da parte di un allestitore. Per questi motivi noi ci siamo fatti aiutare, ve lo dico fin da subito, ma con molto piacere condivideremo con voi la mappa di tutti i prodotti utilizzati, perché anche in questo caso abbiamo fatto molto studio. In moltissimi ci avete chiesto come facciamo a far funzionare tutti gli elettrodomestici che abbiamo nel nostro van, perché è vero, molti sono veramente energivori come il condizionatore, la piastra induzione, il boiler. Questo progetto di Nirvan 2.0 nasce infatti con l'intento di portare all'interno di un banalissimo furgone tutto ciò che c'è all'interno di una casa, ma con delle soluzioni tecniche molto interessanti e a nostro avviso molto innovative anche per il mondo dei camper. E quindi da questo laboratorio di idee che ormai si chiama Nirvan 2.0 ed è pronto a partire, facciamo prima un piccolo ricapitolo di tutti gli elettrodomestici che abbiamo montato. Prima di tutto qui c'è il boiler. Questo boiler consuma circa 1200 watt e c'è la possibilità anche di metterlo in modalità eco perché è di classe A++. E poi qui c'è il condizionatore che avevamo montato a suo tempo a 12 volt della line del B, che con 600 watt di potenza ci restituisce una potenza frigorifera di 1200 watt. Devo dire che l'abbiamo già acceso qualche volta e essendo totalmente coibentati sui 6 lati i risultati sono molto buoni, però aspettiamo ancora un po' perché poi faremo un video sui consumi dove vi diremo bene come ci stiamo provando, e anche perché le temperature solo ora cominciano a essere sui 20 gradi. E poi da ultimo la piastra induzione, che consuma ben 2900 watt. Molti di voi ci hanno chiesto che tipo di piastra induzione è. Ce ne sono 3 in commercio, vanno tutte bene perché sotto i 3 kW non troverete nulla. Questa qui ha 2 manopole che ci piacciono molto. E la cosa che abbiamo notato è che possiamo farle funzionare insieme. Se abbiamo 2 fuochi, ogni fuoco consumerà il picco della sua potenza per un delta T, ovvero per un istante di tempo, commisurato al livello della manopola impostato. Quindi per far funzionare questo piano induzione serve veramente un inverter da 3 kW. Ovviamente se si vogliono far funzionare i 2 fuochi. Noi non possiamo fare a meno di 2 fuochi, un fuoco è troppo poco per noi. Il frigorifero funziona a 12 volt perché ha compressore e consuma 48 watt quando si attiva e quindi ha dei consumi veramente trascurabili per noi. Poi tutti gli altri elettrodomestici, tipo la pompa dell'acqua, la ventolina del bagno, i turbovent del bagno e del tetto, non consumano così tanto come questi apparecchi che vi ho appena elencato. Sotto questa panca si nasconde
la nostra centrale elettrica, che occupa veramente tantissimo spazio perché ci sono tanti prodotti che adesso vi facciamo vedere. Quindi purtroppo questo sarà uno dei pochissimi video dove non ci saranno posti meravigliosi, perché è un vero e proprio video tecnico. Molti di voi ce l'avevate chiesto e ci sembra doveroso anche spiegarvi come riusciamo a mantenere tutti questi elettrodomestici e quindi a vivere in autonomia nel nostro van. Infatti non avremo bisogno di andare nei campeggi ad attaccarci alle colonnine, anche se io ho montato la predisposizione, perché non si sa mai, potrebbe darsi che ci siano molti giorni senza sole e quindi saremo costretti ad attaccarci alla corrente anche per cucinare. Quindi io procederei a farvi vedere tutto il nostro impianto elettrico e poi vi racconteremo anche la storia di questi prodotti, perché molti di questi sono dei prodotti innovativi che possono interessare a qualcuno che sta pensando di fare un upgrade al proprio impianto, oppure per chi sta allestendo da zero un van come noi. Quindi sposto un po' il tavolo così si apre tutto per bene. Ciò che si nasconde dietro questa panca racchiude la nostra semi indipendenza energetica, perché ovviamente non riusciremo ancora a toglierci dal diesel, che è l'unico combustibile fossile che ci separa dall'essere green totalmente. Forse magari in futuro ci riusciremo. Vado ad aprire il nostro impianto elettrico. Da profano della materia, quando l'allestitore l'ha completato, io ci sono veramente rimasto, ho detto wow, ma che figata. Infatti mi piace tantissimo perché ogni cosa è al suo posto, c'è ordine, si vede veramente la competenza di chi ne capisce. Ci sono delle potenze veramente importanti. Noi siamo riusciti a portare la potenza di una casa, che tipicamente di 3 kW, all'interno di un furgone, quindi bisogna stare veramente attenti, lo ripeto, a maneggiare dei cavi, delle sezioni, dei fusibili e dei prodotti così, e anche a puntare sulla qualità, perché non si sa mai, potrebbe esserci un cortocircuito, potrebbe succedere qualcosa e noi non vogliamo assolutamente questo. Quindi cercherò di spiegarvi prima di qui, poi attraverso uno schema, che cosa abbiamo montato. Sicuramente si vedono le batterie. Queste due batterie sono due batterie da 12 volt montate in parallelo, delle batterie artiche, adesso vi spiegherò che cosa sono, da 200 ampere ora l'una, quindi per un totale di 400 ampere ora. La batteria artica è un concetto tutto italiano sviluppato dalla DS Tech, che è un'azienda con sede a Vicenza che produce queste batterie per fare in modo che durante i mesi invernali, quindi quando la temperatura scende sotto zero, le batterie non si rovinino. Quello che ha fatto DS Tech è installare una resistenza all'interno della batteria con un BMS, quindi un cervello che ci dice lo stato della batteria, e quando la temperatura va sotto lo zero la resistenza si attiva e la riporta fino a 7 gradi, che è una temperatura diciamo di comfort della batteria. Le batterie ovviamente sono litio ferrofosfato, quindi sono il top di gamma classe A e sono le più indicate per i camper perché sono le meno pericolose. Siamo andati personalmente a Vicenza a ritirarle e adesso vi facciamo vedere com'è andata, spiegandovi anche gli altri prodotti che dopo vi faccio vedere. Eccoci a Due Ville, pronto per la batteria? Le batterie. Oggi andiamo a prendere il cuore pulsante del nostro van. Andremo alla DS Tech qui a Due Ville a Vicenza. Ci siamo allontanati un po' dal garage. Esatto, oggi siamo in gita in Veneto e finalmente possiamo un po' uscire dal garage, perché ormai sono mesi che non usciamo. Infatti siamo pallidi pallidi perché non vediamo mai la luce del sole, e quindi andiamo a trovare Diego, che l'abbiamo già conosciuto, e ci parlerà delle batterie. Tra l'altro vediamo il van di Diego e della sua famiglia, ce ne aveva già parlato, poi ce lo farà un attimo vedere. Allestito su misura, tra l'altro. Quindi, eccoci arrivati. Abbiamo già visto il loro van, è bellissimo, organizzatissimo, ovviamente anche Diego è ingegnere e si vede subito. Comunque adesso entriamo così ve lo facciamo vedere un attimo e ci parlerà anche delle batterie. Bene ragazzi, lui è Diego. Ciao. Diego si occupa di batterie e impianti elettrici per camper ed è
uno dei soci della DS Tech. Le batterie che monteremo, che monterete insomma sul vostro van, sono batterie che vengono prodotte solo per noi secondo le nostre specifiche. In realtà hanno una caratteristica principale che secondo noi è importante nelle batterie al litio. La caratteristica è che sono delle batterie al litio che all'interno hanno un sistema di preriscaldamento che interviene solo nel momento in cui la batteria si trova a una temperatura sotto gli 0 gradi, perché le celle al litio si degradano molto velocemente, si rovinano molto se vengono caricate sotto 0. Quindi per evitare questo i BMS nostri hanno un sistema che nel momento in cui si prova a caricare e la temperatura è sotto 0, la corrente viene dirottata non sulle celle bensì su una pellicola, su un film riscaldante che porta le celle sopra i 7 gradi circa e poi inizia la carica. Questo fa sì che per chi, come nel mio caso, abbiamo il camper parcheggiato all'aperto e andiamo alla sera, la mattina ad accenderlo d'inverno, se fosse sotto 0 c'è questo sistema che appunto le riscalda e poi inizia la carica. Quindi non si rovinano e soprattutto riesco anche a caricarle più velocemente, ovvero è vero che potrei accendere il riscaldamento, ma ci vogliono 2 ore ora che, certo, ora che si scalda. È vero che ci sono BMS che non caricano sotto 0, ma non carico la batteria, cioè rimane lì e ok, non si rovina, ma non riesco a caricarla. Poi hanno Bluetooth e diciamo l'altra particolarità, parlando della versione da 200 A, che è quella che montate voi, sono un po' più compatte, sono larghe 17,5 come le batterie da 100, lunghe 48,5. Quando solitamente sono invece da 52 di lunghezza e da 22-24 di larghezza. Vista l'esigenza di avere appunto questi carichi pesanti, parliamo appunto di centinaia di ampere, che sono, parlando di 12 volt, no? Per questo scopo, per questo uso, noi consigliamo di montare almeno 2 batterie da 200 ampere ora ciascuna, per 2 motivi. Uno, per avere capacità. Ogni singola batteria ha 2,5 kWh di energia accumulata, quindi 2 si fanno circa 5 kWh e questo garantisce in qualche modo una certa tempo di autonomia. Un altro motivo per cui montiamo 2 da 200 è anche perché le 100 ampere ora accettano 100 ampere in carica e in scarica, quelli delle 200 invece sono da 200 ampere ora, quindi in linea teorica tu potresti assorbire dalle batterie fino a 400 ampere con 2 batterie in parallelo e soprattutto di lavorare tra virgolette un po' più rilassate, nel senso che se io ho 100 ampere di BMS e li uso tutti e 100 lo faccio lavorare al massimo, no? Se invece ce l'ho da 200 e ne prendo 100 oppure 80 come sono probabilmente è il caso tuo, è molto più rilassato, quindi c'è un po' di margine. Per la parte di ricarica, lato motore, quindi DC-DC, da corrente continua a corrente continua, monterete il DC-DC da 60 A, che carica quindi fino a 60 A ogni ora di viaggio. Una cosa che dico sempre, bisogna fare attenzione, perché è inutile montare 200, 400, 600, 1000 A di batterie. Sì, bello, perché mi dureranno molto se parto da cariche, ma poi anche un lago si asciuga prima o poi se continuo solo, quindi bisogna reimmettere. Nel dimensionamento dell'impianto, soprattutto per la parte di ricarica, va tenuto conto proprio il fatto di quali saranno i consumi e di preoccuparsi di poter ricaricare quella energia che vado a prelevare. Quindi vanno tenuti presenti tutti le diverse fonti di ricarica, che sono quindi DC-DC, il solare con un MPPT che supporta fino a 40 A, quindi sono intorno ai 500 W. La terza fonte di ricarica è la 220 V. Quindi Diego monta sotto i 2 sedili 2 batterie, una qui e una qui, da 100 A. Quindi per le dimensioni queste batterie da stese ci stanno perfettamente. Quindi il battery monitor è questo qui. Il battery monitor è completo dello shunt, che appunto va a misurare tutte le correnti in entrata e in uscita dalla batteria e comunica appunto al battery monitor la corrente che sta passando in modo che possa tenerne conto, quindi fare conteggio di quanto entra e quanto esce. Quindi tornando alla nostra centrale, dopo avervi spiegato le batterie e gli altri componenti, vi faccio vedere come vengono caricate. Le batterie possono essere caricate da 3 fonti diverse. La prima è un caricabatterie
da 220 volt che può fornirci circa 20 ampere all'ora e ovviamente opera con la presa di fuori. Il secondo modo, che è quello su cui puntiamo di più, è un DC-DC da ben 60 ampere. Il DC-DC è importantissimo per un camper perché riesce a sfruttare l'energia prodotta dall'alternatore del motore quando siamo in moto per ricaricare le batterie, e pensate che questo dispositivo riesce a fornirci 55-50 ampere ogni ora direttamente dal motore ogni volta che ne guidiamo. E 50 ampere sono circa 600 watt se non mi sbaglio, che è davvero tanto, quindi guidando le batterie si ricaricano velocemente. Ovviamente c'è un problema, perché l'alternatore lavorando di più potrebbe darsi che nel tempo si possa rovinare. Anche a noi con il Nirvan 1 c'era successo che in Messico una parte dell'alternatore è stata sostituita. Mi ricordo che eravamo a Cancun e avevo conosciuto anche il nostro amico Davide, che ci aveva aiutato a trovare il meccanico che ci ha cambiato questo piccolo pezzo senza il quale noi non potevamo caricarci le batterie. Dopodiché c'è la terza fonte, quella più continua. Questo qui è un regolatore MPPT da 40 ampere, sempre della DS-Tech, e il regolatore riceve l'energia del sole convertendola e ottimizzandola. Tutti e due i sistemi, ovvero il DC-DC e il regolatore, sono dotati di un dongle, questo qui, con cui si può verificare dal telefono quanto si sta producendo sia dall'alternatore e sia dai pannelli solari. E infatti nel nostro viaggio ci è capitato di dare un'occhiata a questi dati. Ci piacerebbe poi raccontarveli per bene e spiegarvi quanto riusciamo a produrre. Rimaniamo sbalorditi dal DC-DC, che ci tiene sempre la carica al 100%, mentre il solare per questo periodo dell'anno ci sta producendo circa un kilowatt e mezzo ogni giorno, per circa 400 watt di potenza installata. Poi vi diremo che pannelli abbiamo utilizzato. Qui poi abbiamo la bus bar dei negativi, qui la bus bar dei positivi e tutti i fusibili che ci garantiscono la sicurezza. Qui invece abbiamo lo smart switch che avevate visto in un video, sempre relativo al condizionatore. In pratica ci consente di utilizzare il condizionatore a 12 volt anche quando abbiamo la colonnina a 220 volt. Quindi è un trasformatore che ci consente di non consumare la batteria, ma di attingere energia elettrica direttamente dalla colonnina. In questo punto c'è lo shunt. Lo shunt è quel dispositivo che ci consente di fare un bilancio tra l'energia in entrata e l'energia in uscita. E la DS-Tech ha messo a punto anche un battery monitor dove si può controllare praticamente tutto ciò che entra e tutto ciò che esce in termini di ampere. Ecco qui il battery monitor dove si vede praticamente tutto. Ecco che accendo un po' la lucina, ci dice la carica che è al 100%, adesso stiamo producendo 0 watt perché le batterie sono cariche, infatti vedete 400 ampere. Le batterie mantengono sempre un voltaggio molto alto perché sono batterie a litio e quindi si può sfruttare tutta la carica. Una cosa molto interessante c'è l'autonomia, ovvero quante ore noi possiamo stare senza dover attingere alla corrente. Due parole sull'inverter. Ovviamente è un inverter da 3 kW con picchi di 6 kW, si accende in questo modo e grazie a questo inverter possiamo far funzionare il nostro piano induzione. Adesso vi faccio vedere che cosa succede con il piano induzione, quindi simulerò un po' di acqua bollente per farvi vedere che consumi ci sono. Metto un po' d'acqua in padella per farvi vedere, eppure il coperchio. Accendo il piano induzione e accendo la piastra, la metto a 8. Ora vado a vedere e in pratica qui ci sono i consumi. Il battery monitor mi dice che sto consumando circa 113 ampere. Qui ho praticamente la durata delle batterie, io posso cucinare a questa potenza per 3 ore e qui ho il consumo di 1,4 kW. Ora quest'acqua bollirà in pochi secondi, vi faccio vedere cosa succede quando io vado a diminuire la potenza del piano induzione. Il consumo diventa a intermittenza, quindi per un po' c'è la ricarica del sole, infatti il monitor lampeggia perché si sta ricaricando, e per un po' consuma 1 kW, 1,2 kW. E qui vedete abbiamo già consumato circa 2 ampere. Quindi per ricapitolare il nostro impianto elettrico vi faccio vedere un po' uno schema approssimativo dei prodotti che abbiamo montato.
riconosciamo due linee, la linea a 220 volt e la linea a 12 volt. Alla linea 220 volt ovviamente è installato un interruttore magnetotermico salvavita, a cui poi è collegato l'inverter e da cui ci sono le uscite, ovvero il condizionatore quando può funzionare a 12 volt, il caricabatterie che è un'entrata, il piano induzione e il boiler. Nella linea 12 volt troviamo, per quanto riguarda le uscite, tutte le luci, il frigorifero, la pompa 12 volt, il riscaldatore, la ventolina del bagno e poi i due turbo vent, quello in bagno e quello che funziona come cappa sopra la cucina. Mentre per quanto riguarda gli ingressi ci sono i pannelli solari da 400 watt e il DC-DC 12 volt da 60 ampere che attinge energia elettrica dall'alternatore quando siamo in marcia. Tutti questi prodotti, quando fa molto caldo, devono raffreddarsi, infatti qui ci sono delle ventole che ogni tanto partono. Qui sotto abbiamo lasciato tutto questo spazio che comunica direttamente con tutto il nostro spazio di stivaggio che c'è all'interno del letto. Infatti qui sotto è tutto aperto, c'è davvero tanto spazio per la reazione. Adesso provo anche ad accendere il condizionatore per farvi vedere un po' i consumi. Lo metto in modalità turbo. Già esce aria fresca. Fuori si è acceso il turbo compressore, eccolo qua. L'aria è praticamente gelida. Ecco, il condizionatore adesso sta consumando circa 300 watt e sta raffrescando l'ambiente. Anche se è tutto aperto, però era giusto per farvi vedere quanto consuma in questo momento. Poi ovviamente faremo delle prove quando farà più caldo. Qui abbiamo installato un pannellino degli interruttori, molto comodo perché tutti gli interruttori sono dotati della cassetta dei fusibili. Qui c'è un voltmetro, ma è anche lo stesso che c'è qui, anche nel battery monitor. Poi questo comanda le luci, questo le altre luci del bagno, questo le luci del letto, questo l'abbiamo lasciato vuoto, questo attiva il frigorifero, questo l'acqua, questo l'aereatore del bagno e questo la ventola. Quindi 8 interruttori che bastano. Qui abbiamo una presa dell'accendisigari molto utile e poi qui due prese USB. Per i più attenti, questo pannellino è veramente simile a quello che avevamo su Nirvan 1. Ci siamo trovati bene e l'abbiamo ripreso. È solo un po' grande, c'è più interruttori perché le utenze collegate sono di più. Bene, spero che questo video vi sia interessato. Se avete delle domande o dei dubbi, scriveteci. Vi ricordo ancora una volta che l'impianto è stato fatto da un professionista e che per tutti i prodotti di S-Tech c'è un codice sconto che vi lasciamo in descrizione per chi fosse interessato. Loro hanno un negozio online dove distribuiscono in tutta Italia i loro prodotti. E vi possiamo dire che il viaggio di test che abbiamo appena fatto è servito proprio per verificare che l'impianto elettrico ci desse quell'autonomia di cui avevamo bisogno. E il test devo dire che ha avuto un esito positivo perché siamo riusciti a non attaccarci mai alla colonnina e comunque a gestire la nostra energia elettrica durante tutto il viaggio. Quindi io vi saluto e ci vediamo al prossimo video perché manca ancora qualcosa e poi si parte.